non ci sono più problemi per Marco Simoncelli, che si presenta per primo davanti alla bandiera a scacchi del direttore di golf e che vince. Noi vedevamo come viveva il tuo bambino, in tutta la sua giornata, tutto quello che aveva due ruote, tutto quello che... la competizione che era dentro di lui, faceva le scale, arrivava per primo, camminava, ti stava mezzo metro davanti. L'obiettivo era, cioè, io sarò campione del mondo, punto. E si volta indietro, sai che vede? Vede un campione del mondo che sta arrivando! Simoncelli c'è! Campione del mondo! Vince! Super Pippo! Campione del mondo, ce l'hai fatta, bravo! Una volta è venuto da me disperato e mi ha detto: Vale, io non ce la faccio, faccio un sacco di errori, cado sempre, litigo col team, non mi trovo bene con il capotecnico, sono nella merda praticamente. Come possiamo fare? Mi puoi dare una mano? Lui era fortissimo in frenata, l'unico neo che aveva era il rettilineo, perché per le sue dimensioni fisiche nel rettilineo perdeva qualche decimo, quello non ci poteva far niente. Il corpo di pilota ha un altro assetto, però il talento non guarda in faccia l'anatomia. Marco era molto molto simpatico, ma proprio simpaticissimo, un patacca romagnolo, un scemo, no? Sempre, diceva sempre le stupidaggini, era proprio simpatico. Poi lo rendeva ancora più simpatico questo suo fisico, secondo me, perché era strano. Quindi diceva le gambe lunghe, 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 poi il resto era lungo normale. Quindi quando lo vedevi faceva un po' ridere, mi sembrava un po' Pippo. Perché c'aveva queste movenze un po', non lo so, da gattone, ecco. E quindi faceva ridere anche per com'era. Con quello spirito lì, con quell'ironia, con quella simpatia e con quella bravura, con tutto, quella roba lì, c'è solo Marco. Come Sitch, non c'è Necch.